Allora, ritorniamo. Abbiamo veramente 10 minuti per cui una C'è una battuta. battuta. C'è la Moretti, è uscita giorni fa con delle pillole, brava, sul commercio e sul turismo. Una pillola sul commercio dei centri storici mi lascia un po', mi ha innervosito, perché Almeno dice supposto. consumo zero di suolo. Esattamente. Sì, nelle aree, diciamo, non edificate. Ora, voi sapete quante sono le aree industriali dismesse in Veneto? Quelle sono edificate. Attenzione. Cioè, se è una pillola, un tweet che va spiegato va bene, Ma è un ma se è po' un tweet che diventa Facebook e diventa un romanzo, stiamo attenti, perché ora vuol dire che i centri commerciali li vogliamo ancora nelle aree dismesse, così risolviamo un problema. Punto. Attenzione. Allora, dottoressa, darle la parola per spiegare queste reti d'impresa e poi tutti per rispondere a quanto all'osservazione che ha fatto Edison Mariva prima. Ecco, la rete d'impresa è veramente un nuovo modo di stare assieme, dove al centro non c'è l'impresa, ma la progettualità. E questa è la vera rivoluzione Un copernicana del. esempio, Sì. perché il nostro imprenditore ci capisca, Allora, concreto. l'imprenditore resta se stesso con la propria identità di impresa e decide di volta in volta di partecipare a un progetto di rete. Quindi decide che riconosce prima di tutto altri imprenditori come lui, si fida e decide che insieme a questi vuole fare qualcosa, che sia un prodotto, che sia un servizio, che sia Quindi un'esperienza. resta l'impresa, ecco, facciamo l'esempio L'impresa con il resta. settore che è facilissimo, più Non c'è facile. Tu, soggettività albergo giuridica. del L'albergo presidente decide che Michieli, il esatto. presidente, ecco, l'albergatore vuole promuovere un'esperienza che Confermo, confermo. attraversa il suo territorio e quindi il Confermo, suo albergo confermo. all'estero. Ha necessità di avere l'IT, ha necessità di avere una guida, un'enogastronomia o comunque un tecnico specializzato, qualcuno specializzato che conosca il territorio, quindi ha bisogno di mettere assieme competenze diverse, conoscenze Che gli diverse, costerebbero tanto da che gli solo. costerebbero tanto se lui decidesse da solo di andarle acquisire sul mercato che sono disponibili. Aggregandosi e quindi decidendo di incontrare altre persone che sono imprese come lui, però specializzate in questi altri aspetti, tecnologia, enogastronomia, cultura, che ne so, altro, shopping, experience o cose del genere, lui che cosa fa? Li incontra, li conosce, capisce che magari c'è un comune sentire e un comune desiderio di allargare il proprio business e assieme cercano di capire qualcosa che possono fare assieme. Qualcosa che possono fare assieme può essere un nuovo pacchetto esperienziale, non lo so, un Quindi nuovo fanno un soggetto. contratto, non più da un notaio, Fanno ma un anche delle contratto, unicamere. decidono, intanto decidono il progetto, cioè che cosa vogliamo fare assieme, come lo vogliamo fare e quali risorse metterci. Le Possono risorse anche sono, andare, decidere semplicemente di andare insieme su tutte le finestre. per Punto. esempio, Certo. Quindi anche quello. restano tali e Oppure quali. Va possono, per bene. esempio, imprenditori, come si dice, verticali, cioè appartenenti a una stessa filiera, possono decidere di integrare la filiera, oppure gli stessi, tutti imprenditori decidono di comprare servizi e quindi abbassare i costi, fare centrali di Anche. acquisto. O addirittura, è l'aspetto più interessante per noi veneti, il contratto di rete, in virtù appunto di alcune norme nazionali che sono state approvate senza nessuna resistenza, configura piccoli mercati mercati di lavoro interno. Voglio dire, nell'ambito del contratto di rete tu puoi fare il distacco senza causale, viene detto volgarmente, cioè la causale dell'interesse del Progetto. distaccatario, cioè di colui che viene distaccato, è insita nel progetto di rete. Quindi Lavoratori. il lavoratore Lavoratori, dedicato, cioè il lavoratore inteso come risorsa può dedicato al mettersi a progetto, dedicarsi a questo può progetto, essere va bene. spostato in più, diciamo così, sedi, luoghi, Ecco, questo dell'impresa. contratto di rete ha un vantaggio fiscale, prevede dei vantaggi fiscali. Prevede dei vantaggi fiscali, lo Cioè deve essere Stato un ha utile perché prevuto. uno. Eh sì, È esattamente, un però libro deve aperto essere. però questo, è un libro È aperto, un libro riprendiamo. aperto Va e bene, deve essere una forma assomigliate. contrattuale, cioè il contratto di rete Continuiamo a crederci. quindi organizzato con. contratto e non soggettivizzato, cioè No, no, senza però lascia identità brutta roba, giuridica, però, esattamente. brutta Quella roba. Quindi si roba va non ci interessa. dall'associazione. Okay. Sì, È il però è una brutta 2%. copia. Sì.
Sì, attenzione, sì, sì. Quello che non è stato proprio, perché in Veneto non funziona? Perché non in Veneto non si è capito che non c'è la necessità di fondersi, cioè quando ci si mette assieme non si fa... No, non è la responsabilità, perché la responsabilità è aumentata con il contratto di rete. Perché io faccio, decido di fare una convivenza volontaria. Ed è la responsabilità, mentre con altre forme. Per, cioè, per non è un matrimonio, non è un fidanzamento, viene ancora prima. Esattamente, cioè io volontariamente decido di stare assieme a te perché ci credo, mi fido. Va quindi bene, è una sorta di fiducia, di investimento di fiducia. Chiarissimo. Esattamente. No, allora, rispondendo anche alla. Io, tanto per sgombrare il campo da malintesi, sono assolutamente favorevole a qualsiasi forma di aggregazione. Però bisogna capirla. A qualsiasi forma di aggregazione, perché è indubitabile che ormai piccolo non è più bello, devi competere sicuramente con esperienze di altri paesi europei che hanno dimensioni invece critiche essenziali. Però domandiamoci perché questo strumento non funziona, ovvero c'era proprio bisogno di una norma che dicesse agli imprenditori tu puoi metterti d'accordo con altri imprenditori per fare qualcosa? Quelle precedenti imprenditori... non hanno funzionato. Scusa. Gli imprenditori sono abituati da un sacco di tempo a fare contratti con altri imprenditori, a delimitare le zone di influenza e di responsabilità. Ci sono altri strumenti che servono per aggregare persone, i consorzi, gli atti, a seconda dei comparti dove si vuole intervenire. Il vero problema, ancora una volta, è di chi legifera in modo insufficiente ed incapace, perché non si ricorda, certo, lo strumento del contratto di impresa è uno strumento agile rispetto alla creazione di un consorzio, però per esempio non risolve i temi della responsabilità degli imprenditori che appartengengono allo stesso contratto di rete, salvo che non facciano il fondo comune. Dico, probabilmente la responsabilità della politica è quello di non aver sufficientemente delineato questo modello, perché il mondo degli affari corre, non si possono aspettare mesi per dare risposte, e questo è un grande torto per tutti gli aspetti in cui interviene la politica. Ma poi volevo dire anche un'altra considerazione. Il contratto di rete sicuramente funziona se lo aggreghiamo a delle aspettative che lo rendono interessante. E cioè, sì, perché è questa la ragione per la quale si è sentita la necessità, cioè, diciamo, di fare una normativa, cioè l'aspetto fiscale. Quindi ci deve essere un vantaggio economico. Quindi l'incentivazione dal punto di vista fiscale e anche ovviamente finanziario. Chi? Al di fuori di queste ipotesi, no, credo che siano i limiti. No, ma ognuno dice la sua, giustamente. Però sono d'accordo, sì, l'ho detto all'inizio. Sì, sì, no, dopo sono sentiamo la conclusione, daremo la parola alla professoressa. A qualsiasi forma di aggregazione. Volevo tornare alla provocazione, alla provocazione sul commercio, sui piccoli borghi. Beh, io arrivo da una città che è una città storica nel cuore del Veneto, come tante, levando via poi le grandi città, come siamo detti prima. E ho partecipato a due bandi sui distretti poi del commercio, che abbiamo anche, ci ha avuto anche di finanziamenti della regione. Abbiamo messo in rete comunque i nostri commercianti, le vostre categorie, perché c'erano un po' tutte, perché Confcommercio, UPA, e quindi abbiamo proprio vissuto questo sistema, che a volte anche vedo che i colleghi di altre città mai non conoscono bene, oppure c'erano un po' anche di paura di mettersi in gioco, perché poi bisogna parlare con tanta gente, bisogna fare... E il ruolo a volte del sindaco è stato proprio questo, di prendere tutti i rappresentanti delle varie categorie, adesso facciamo insieme questo progetto, e una volta d'accordo tutti si parte e i fondi poi si trovano, perché arrivano dalla regione, arrivano da altre parti. E sicuramente abbiamo vissuto negli ultimi decenni la grande distribuzione, che sembrava la panacea di tutti i mali, e quindi che l'economia andasse, eccetera. Adesso la grande distribuzione sta sparendo, perché si stanno mangiando uno con l'altra, no? Perché questo un po', certo, si stanno assorbendo. Gli stranieri hanno visto che forse pagano troppe tasse qui in Veneto e hanno mollato e sono partiti. E dove è sopravvissuto il commercio? Su questi centri storici che hanno mantenuto questa fedeltà, questo aiuto verso i nostri commercianti. Esempio, con i distretti adesso noi daremo anche gli incentivi per fare le vetrine più belle, per il cambio delle vetrine. Stiamo illuminando i sottoportici, come non solo a Cittadella, ma anche a Montagnana ha fatto. Anche altre... la fiscalità di vantaggio. È la fiscalità di vantaggio, che è importante, quindi che questo incentivo. Quindi lo sto provando proprio sotto casa mia questa cosa. Crederci, bravo. E quindi bisogna portarlo avanti, e sicuramente questa è la sfida, perché quello che poi, riallacciandomi al turismo di prima, quello che
dovremmo vendere noi come turisti ai turisti che verranno qui nei prossimi decenni è proprio questo: la qualità della vita alta nei centri storici, la sicurezza, io tengo e la assolutamente, cultura che la c'è cultura, nei centri storici. Mettere in rete anche tutta la cultura, perché vi ricordo che la cultura del Veneto muove 5 miliardi e mezzo. Non la fate chiarire, quindi attenzione, bellissimo. Queste sono le reti culturali, le reti turistici, turistiche e naturalmente vedremo le bellezze le enogastronomiche da mettere insieme. Bene. Questo è, vi aspettiamo è la sfida che porterò in regione. Benissimo, vi aspettiamo lì, grazie. Ma io mi limito sulla domanda di Sommariva circa i centri commerciali e i centri storici e a leggere il programma. Un minuto avete un minuto a disposizione. Voi non ce l'avete il programma. No, dai, in sintesi. In questi 5 anni. Ma non è che dobbiamo leggere i programmi per dire le cose. Bene che magari... Allora, per dare nuova linfa al settore del commercio si può ripartire dagli esercizi di vicinato. Prima di dar vita a nuove grandi strutture commerciali. Io i tweet. Scritto, il Veneto è complessivamente saturo. Un attimo solo che c'è un problema di microfono. Ah, mi è caduto il microfono. Allora, ripeto. Allora, prima di dare linfa al settore del commercio si può ripartire dagli esercizi di vicinato. Pagina 11 del programma di Tosi. Prima di dar vita a nuove grandi strutture commerciali, il Veneto è complessivamente saturo, si impone una mappatura di quelle esistenti, un dimensionamento massimo legato allo sviluppo demografico e alla crescita dell'economia, quindi moratorio, no, vuol dire moratorio, stop, e poi bisogna non era chiaro, non avevo capito bene, no, scritto, stop, io i centri commerciali di Verona, qual è la differenza? Silenzio, che le autorizzazioni alle grandi strutture di vendita le rilascia la regione, tanto per Bussolengo è un altro comune, non vorrei facciamo chiudere a Menorelle perché c'è Berardo. Ecco, detto questo, i centri storici vanno rianimati. Perché purtroppo mi dispiace farti sapere che in tante altre città i negozi dei centri storici vanno chiudendo a rotta di collo. Perfetto, Berardo. No, un attimo, servono parcheggi e accessibilità, sicurezza e accessibilità. Sui parcheggi, sulla sicurezza e accessibilità, la regione deve dare risposte che ad oggi non ha ancora dato. Berardo, chiusura. Ebbene, poi il turismo abbiamo, non ripeto, perché l'abbiamo detto prima. Fermo là, perché abbiamo probabilmente siamo fuori il tempo massimo. Allora, è di Sommariva. Sfonda una porta aperta perché insomma il programma del Movimento 5 Stelle da tempo che fu ha sempre parlato di stop al consumo del suolo e di moratoria, anzi di quindi blocco totale su sulla grande distribuzione organizzata. E su questo penso siamo assolutamente d'accordo, non mi dilungo. Facciamo i tweet, adesso faccio i tweet, dico così. Tutti voglio semplicemente dire solo una cosa, ritornando. Però d'accordo con chiarezza, non così. Aspetta che finisca il discorso. Quello che voglio dire è, tanto per chiudere, oggi, ce lo siamo detti prima, la corruzione, l'inefficienza della pubblica amministrazione, l'inefficienza che non è che ci costa solo dal punto di vista dei soldi che noi paghiamo di tasse, ma anche di tutto il tempo che le aziende perdono oggi per andare avanti con la propria attività. Ma la rete d'impresa può essere una soluzione? Chiudo dicendo, abbiamo parlato di due tipiche di reti d'impresa, cioè quelle soggettive e quelle che sono un mero strumento, una mera aggregazione diciamo di imprese. Indubbiamente il fenomeno è molto limitato, l'abbiamo visto, ma molto interessante. Dal mio punto di vista la regione deve investire fortemente in questo. Chiudo dicendo semplicemente, se ci troviamo il ladro in casa, come ha detto Jacopo Berti in più di un'occasione, non stupiamoci di trovare il ladro in casa se poi andiamo a eleggere delle persone dalla moralità quantomeno dubbia in regione. E questo non vale naturalmente solo in regione, ma vale per tutte le pubbliche amministrazioni, consigli e quant'altro. Insomma, arriva la battuta di chiusura perché siamo fuori tempo massimo. Ma io mi auguro che intanto la gente vada a votare. Assolutamente, che cominci sì. a ricredere nella politica, perché soprattutto un sistema di piccole imprese senza la politica non va da nessuna parte. E spero che la campagna elettorale alzi i toni, perché per ora mi pare un po' piatta. Facciamolo insieme. La gente non capisce. Facciamolo insieme. Ma sottoscrivo gli stessi auspici, visto che a pochissimo tempo passo volentieri la parola. Ma ha già fatto il giro, non può dire. Allora mi sono fregato. No, finisca la sua battuta, perché avete cominciato giustamente. Sì,
Condivido, la preoccupazione più grande in questo momento, onestamente, vista dal di fuori, è quel ventilato 50% che non andrà a votare. Allora, anche lì... Perché per voi, per costruire che sia in rete di impresa alto, serve una politica che sia partecipata. Legittima, che sia partecipata e legittimata. Questo soprattutto sostanzialmente, perfetto. Siamo d'accordo. Una politica regionale che crede ed agisce, abbiamo scritto. Ecco, quindi ecco. Questa è sintesi totale, proprio e per prima spiegare. Prima detto che su qualcosa credete tutti. Assolutamente. Ecco. Allora, io ringrazio voi di essere stati qui con noi in studio, di aver supportato anche i nostri telespettatori a fare un passo avanti culturale, come si diceva, non soltanto nozionistico. Grazie naturalmente di averci ascoltato, seguito. Noi continueremo naturalmente ad approfondire diversi temi che sono molto importanti e strategici per uscire, anzi siamo fuori dalla recessione, veramente uscire dalla crisi per tutti indistintamente. Ringraziando, buon lavoro a tutti, in bocca al lupo, e noi ci vediamo domani. Grazie ancora, buonanotte. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti, e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Euro Internet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio, se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointerm, il resto resta tutto in azienda. E la spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno va, la gran parte va all'azienda che espone i prodotti, e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti il personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che
delocalizzano e, o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per la, l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Ma devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodottino, un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di, cioè, quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.